Mi onora aver ricevuto dal nostro sindaco l'incarico di rappresentarlo nell'odierna celebrazione, essendo lui chiamato altrove per altri impegni connessi alla sua carica. E mi auguro vogliate dunque comprendere l'emozione che da ciò nasce e perdonare la lettura di queste poche parole, a dispetto del fatto che normalmente preferisca esprimermi sull'onda della spontaneità e dell'ispirazione del momento. Desidero innanzitutto ringraziarvi per la presenza a questa manifestazione che, pur se traslata ad oggi dal 4 novembre, è la commemorazione della fine della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, data nella quale, oltre a celebrare la vittoria delle genti d'Italia sull'impero asburgico, che sino alla fine di essa aveva occupato gran parte del nord-est del nostro paese, si onora l'impegno delle forze armate. Oggi è il giorno in cui si onorano i nostri caduti per ricordare il loro eroico sacrificio e la nostra presenza qui testimonia la nostra riconoscenza verso di loro ed afferma che nessuno riuscirà a cancellare la nostra memoria né le nostre tradizioni, che sono parte determinante della nostra identità, conquistata e mantenuta grazie al sangue versato dai nostri uomini e dalle nostre donne migliori. Le sofferenze ed i sacrifici patiti da tutti nelle trincee del Carso, così come sul Piave, ma anche nelle case delle famiglie, e quel sangue versato ci hanno liberato dal giogo straniero. Con il diritto che ci è stato dato da quel sacrificio, lo Ius Sanguinis, siamo oggi qui a ricordare i nostri caduti. Ed è per questo che affermo che il diritto di decidere del nostro futuro e di quello dei nostri figli è nostro, delle genti d'Italia, e non di chi per circostanze fortuite o per mero calcolo di convenienza nasce sul nostro suolo. Lo dobbiamo a quei caduti la cui memoria stiamo onorando. Lo dobbiamo ai nostri avi, che mai avrebbero potuto immaginare se arrivasse a pretendere di farci determinare da chi non ha le sue radici saldamente immerse nella nostra terra, irrorate dal sangue del sacrificio supremo. Concludo rivolgendomi ai rappresentanti delle forze armate in servizio e in congedo, ai quali formulo il mio più sentito ringraziamento per quanto hanno fatto e continuano diuturnamente a fare, rivolgendo un pensiero anche, permettetemelo, a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri di Marina ingiustamente sotto processo in India, la cui vicenda è purtroppo lungi dall'essere in via di soluzione a causa dell'insipienza di chi se ne dovrebbe occupare nel nostro paese ed in Europa, ed è ormai trascurata dai media nazionali che evidentemente non la ritengono più suscettibile di attenzione da parte dei cittadini. Chiedo infine a tutti voi di unirvi a me in un reverente pensiero di omaggio ai nostri fratelli che non ci sono più. Grazie, è stato per me un orgoglio indossare questo tricolore. Viva l'Italia!